Ragazzi, siamo pronti per cominciare il gameplay di Resident Evil 7. Siamo pronti, ragazzi. Allora, ho fatto già le impostazioni per quanto riguarda la luminosità e quant'altro e siamo pronti per avviare il gioco. Allora, guardiamo un attimo le impostazioni. I comandi li lasciamo tutti così. Lo schermo l'abbiamo già impostato. L'audio direi di lasciare tutto quanto come si trova. La lingua in italiano, i sottotitoli li lasciamo comunque per se ci perdiamo magari qualche momento e non riusciamo a capire quello che ha detto. Almeno abbiamo anche i sottotitoli per poter vedere quello che sono riusciti a dire in quel momento. Avviamo il gioco, siamo pronti, ragazzi. Allora, possiamo mettere casa dolce, casa facile o normale. Passiamo al normale, ragazzi, come livello di difficoltà, e cominciamo subito la nostra esperienza Resident Evil. Volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Oh. Non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan, mi manchi molto. Ti mando un mare di baci, ti amo tanto. Ciao, amore. Bene, ragazzi, abbiamo visto la nostra cara mogliettina. Ethan. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... quello che posso dirti è che... se troverai questo... stanne lontano. Benissimo, ragazzi, comincia proprio bene il gioco. Ok, abbiamo appena ricevuto un video di nostra moglie. Aspettiamo che sta per fare una telefonata. Pronto? Ehi, sono Ethan. Spariamoci sto video. Tutto bene? Sei sparito l'altra sera? Sì, va tutto bene. Però... Mia... non è morta, lei è viva, è tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma... è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma lei dov'è? Dalvey. Dalvey, Louisiana. Merda, ma sono passati 3 anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei... voglio scoprire qualcosa in più. Ok, ci guardiamo attorno, ragazzi. Notiamo subito una grafica stupefacente di questo gioco. In questo momento sta guidando in automatico, ma noi abbiamo la possibilità di sterzare la visuale e vedere attorno il fondale. Siamo pronti, ragazzi, usciamo dalla macchina. Cominciamo la nostra avventura in questa boscaglia. Questo è il posto. Ok, abbiamo appena vinto il primo trofeo, è ancora viva. Praticamente mia moglie è scomparsa 3 anni fa. Ok. Andiamo dritti di qua, ragazzi. Ok, guarda il tuo obiettivo. Ok, guardiamoci la mappa, ragazzi. Allora, questo è il nostro obiettivo. Adesso noi siamo in questa posizione qui dove c'è la freccetta. Stiamo andando dritto verso questa sorta di lineetta che potrebbe essere una porta o qualcosa del genere. Ok. Procediamo. Ecco la casa, ragazzi. Merda, che grafica, ragazzi, bellissimo. Ok. Qui abbiamo un campanello. Premiamo X per suonare. Merda. Facciamo quel postino, ragazzi, suoniamo 2 volte. Magari ci aprono subito.
Niente, non ci apre nessuno, ragazzi. E qui non abbiamo neanche la possibilità di aprire. Abbiamo una catena. Allora, guardiamoci bene attorno se c'è modo di passare. Controlliamo la mappa, ragazzi. Allora, qui ecco, perfetto. Ci ha già detto che è rosso, quindi non ci permette di entrare. Proseguiamo la strada e proviamo ad andare qui in fondo. Vediamo se è questa la strada giusta. Allora, per correre teniamo premuto il pulsante L3, come al solito. Qui troviamo un furgone abbandonato. Vediamo se c'è qualche pezzo, perché nei Resident Evil, ragazzi, bisogna sempre controllare qualsiasi cosa per vedere se c'è qualcosa da scoprire, insomma. Ecco, perfetto, ci fa aprire lo sportello. Sempre che riusciamo ad aprirlo. Bene, che cacchio è questa roba qua? Ok. Proposta, progetto. So cosa sia. Ok, ragazzi, lasciamolo lì. Penso non sia niente di utile. Ecco, ragazzi. Accetta il suo dono. Cominciamo bene. Guardate quanti poligoni in movimento, tutti gli insetti che si muovono. Bellissima la grafica, ragazzi. Questa è la più bella grafica dei Resident Evil mai vista, ragazzi. Libertà di movimento assurda, bellissimo. È in prima persona, raga, fa tutto un altro effetto. Ok, controlliamo un attimo la mappa. Ecco. Proseguiamo per il sentiero e arriviamo fino alla fine. Penso che sia di qua. Vorrei vedere farlo di notte, ragazzi, questo percorso. Già è tetro di giorno, figuriamoci. Cos'è sta roba? Oh, che schifo, ragazzi. Che spavento. Cominciamo bene subito, ragazzi. Che cacchio è questo? Sembra una sorta di cavallo, roba del genere. Ok, per accovacciarci premiamo R3 per riuscire a passare qui sotto. Perfetto. Ok, andiamo avanti. La cosa non promette per niente bene. Guardiamoci bene attorno. Fuoriesce del fumo là in fondo. Sa che cacchio è. Proviamo a scendere, ragazzi. Cacchio è, una borsa messa qui. Allora, esamina in dettaglio. Vediamo di che cosa si tratta. Oppala. Patente di guida. Cazzo, ragazzi, sembra proprio la patente di guida di mia moglie. Ok, andiamo nell'inventario. Va bene, lasciamo perdere. Proseguiamo, ragazzi. Ah, cacchio, ragazzi, allora qui dovrebbe essere la stessa, sì, è questa, dovrebbe essere la stessa zona di quando abbiamo fatto la demo. Che non si vede un cacchio però questa volta. Siamo di giorno, ma comunque non si vede un cacchio, ragazzi. Ah, ok, perfetto, abbiamo acceso la lampadina. Mi sa che mi sono già perso, ragazzi. Quella era la porta da cui siamo entrati, che abbiamo visto che ci si è chiusa dietro e non ci permette più di aprirsi. Controlliamo bene dappertutto. Ok, apriamo la porta e entriamo in casa. Si comincia, ragazzi. Guardiamoci bene attorno. Ecco, questo era l'armadietto, come vi ricordate, ragazzi, per chi ha guardato la demo. Dove all'interno c'era una videocassetta. Adesso vedremo se sarà ancora tutto così o no. Allora, qui abbiamo la solita pentola con gli scarafaggi. Cazzo, cazzo! Il rubinetto dell'acqua lo chiudiamo.
Poi abbiamo il microonde. Tutte cose, ragazzi, che adesso ho già fatto nella demo per chi ha già visto. E quindi vado un po' abbastanza veloce, visto che l'ho già fatto praticamente tutta questa parte. Comunque adesso andiamo avanti. Ok, poi magari può essermi anche sfuggito qualche dettaglio. Più di 20 persone scomparse in 2 anni. Interessante la cosa. Controlliamo bene dappertutto, perché ci può essere qualcosa di utile sicuramente in mezzo a tutte queste scartoffie. Apriamo il cassetto, ragazzi. Ecco qua, sembra tipo che abbiano bruciato qualcosa, un animale, qualcosa qui dentro. Saliamo le scale. Qui abbiamo l'interruttore. Penso sia un interruttore della luce o qualcosa del genere. Che non funziona. Che cos'è questa cosa qui? Sembra una vecchia spina di corrente. Esaminiamo tutta la zona, ragazzi. Ok, qui c'è la videocassetta innanzitutto. Perfetto, quindi l'abbiamo trovato in un altro punto rispetto alla demo, meglio ancora. Ok, questo che cacchio è? Questo è un registratore. Ah, ok, perfetto. Allora, questo registratore serve per salvare i dati e approfittiamo subito per salvarli, visto che siamo arrivati, direi, a un buon punto. Ok, ragazzi, salviamo la partita, visto che abbiamo la possibilità di salvare questo... Ok, salviamo la partita, perfetto. Quindi sappiamo che il mangianastri serve per salvare le nostre partite, ricordiamoci tutte le volte. Perfetto, procediamo, ragazzi, andiamo avanti. Allora, scendiamo giù, ragazzi, e andiamo a controllare. Ok, sì, questo l'abbiamo già fatto. Dentro non c'è niente. Qua c'è una porta sbarrata, ragazzi. Non so di che cosa si tratti. Comunque al momento non è possibile aprirla. Cacchio è questa cosa. Ogni volta mi frega questa cosa. L'ombra che ci appare. Spaventosissimo, ragazzi. Ok, ragazzi, siamo nella stanza. Qui ci sono altre due cose. Una foto. Sembrerebbe quella di mia moglie. E anche questa è... C'è un'altra persona. Cacchio è sto rumore. Ok, qui abbiamo il fusibile che ci serve per evidentemente far funzionare tutto quanto l'energia elettrica. Qui il pianoforte che si chiude, come è successo anche nella demo. Ok, ragazzi, adesso fra un po' cominceremo a avere cosine in più che nella demo non c'era, come questa roba qui. Ok. Ok, questi sarebbero i proprietari. Bene, ragazzi, infiliamo sta videocassetta e vediamo e spariamoci il filmato. Dove l'hai trovato? Facci un taglio, Pete. Ehi, lavoro coi professionisti. A proposito, controlla che l'audio funzioni. Non voglio un nuovo Mario. Ma è una storia di 2 anni fa. E non mi doppio. Quello nuovo? Non mi piace. Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Ok, camminiamo, ragazzi. Seguiamoli. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno e poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera su Ergatos, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Dai, ragazzi, andate avanti.
Siete un po' troppo lenti. Siamo pronti? Cominciamo. Fatti da parte. È chiusa. Bravo ragazzo. Dopo di te. Si accomodi allora, lei. Siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? È stregata? Che cazzo? Ero un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. La storia, Andre? Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? 3 anni. Sempre chiuso quest'armadietto, ragazzi. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Quindi, questi... Apriamo la pentola. I Baker, non dei contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Ok. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Ma merda! Sapevo di dovermi mettere le altre. Oh, merda. E sono vaccinato. Comunque, è un gran bello sfondo. Andre, che dici? Ecco, ragazzi. Andre sembra già sparito. Andre! Se n'è andato un po' a cazzeggio per i fatti suoi. Ehi, Clancy, hai visto Andre? Dov'è? Oh, cazzo, non posso crederci. Non lavorerò mai più con lui. Alla fine i produttori vanno e vengono. A un buon cameraman come te? Resta vicino. Vai tranquillo, Ciccio, non t'abbandono. Allora, questa è la solita stanza di prima, ragazzi. Qui dovrebbe esserci. Cos'è stato? Sentito? Sì, c'è stato un rumorino. Andre! Qui, ragazzi, siamo di nuovo nella sala. La stanza dove abbiamo la nostra televisione, dove abbiamo infilato la videocassetta, praticamente. Andre, dove sei? Seguiamo il nostro caro amico Pete alla ricerca di Andre. Questa parte, ragazzi, l'ho già fatta nella demo. Adesso non la racconto per chi magari non ha visto la demo, così non sto ad anticipare. Comunque il nostro caro amico Pete ha azionato praticamente una leva qui dal camino che ha aperto questa botola. E infiliamoci nella botola. Sembra che il rumore sia venuto da lì. Ok, ragazzi, c'è una scala, scendiamo. Prima tu. Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Vabbè, allora. Vai pure. Che cosa vedi? Che cos'è? Bene, ragazzi, questo è Andre. Cazzo. Brutta storia, ragazzi. Il nostro Andre non è finito tanto bene. Bene, ragazzi, videocassetta terminata. Questo è quello che è successo. Allora, recchiamoci subito qui dal camino per andare ad azionare la leva, ragazzi. Andiamo a vedere di persona cosa c'è qui sotto. Ok, niente paura, ragazzi.
Nervi saldi. Ecco. Cominciamo bene, ragazzi. No, cacchio. Bene, mi sa che non avremo più la possibilità di salire sopra, ragazzi. O dobbiamo essere degli atleti alla Tomb Raider, alla Nathan Drake, perché mi sa che da là sopra non si riesce più a salire. Proviamoci subito, ragazzi. Ok, non ci permette di salire. Andiamo cauti, ragazzi, perché da qui in poi la demo ormai non è finita praticamente. Quindi dobbiamo andare con molta cautela, perché qui è tutto nuovo anche per me. Oh cazzo. Merda, ragazzi, che paura che fa. Ok, proseguiamo qui sotto. Si vede un cacchio, ragazzi. Si sentono dei rumori qui. Ed eccoci qua, ragazzi. Oh, cazzo! Merda, scusate, ragazzi. Mi è sbucato all'improvviso sto bagaglio. Sto cadavere. La cosa non promette bene. Ok. Ok, qui ci sono un casino di foto di persone. Probabilmente saranno tutte persone scomparse o roba del genere. Ok, ragazzi. Apriamo la porta. Immondizia dappertutto c'è, questo posto. Quindi? Mi sa che qua non si può andare, ragazzi. Porta chiusa. Ok, procediamo di qua. Non si vedeva neanche. Oh, che cazzo è sto rumore, ragazzi? Porca troia. Ok. Procediamo, regà. Controlliamo bene sta zona, magari. Oh, perfetto. Tronchesi. Che potrebbero essere anche utili come arma, magari, possibilmente. Ok, questo che cos'è? Sembra una lista di qualcosa, ragazzi. Un momento, non riesco a capire. Sembrano dei nomi di persona. Allora, proviamo a guardarci la mappa. Ok, ragazzi. Guardiamo se possiamo selezionare. Se possiamo equipaggiarla come arma anche, magari. No, purtroppo no. Ok, procediamo, ragazzi. Via. Ok, è il momento di usare le tronchesi, ragazzi. Dai, apri questa porta. Che cazzo? Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan? Ehi, stai bene? Tu non dovresti essere qui. Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu? No, non sono stata io. O forse... qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro? Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà, dobbiamo andarcene. Papà? Dobbiamo andarcene adesso. Che cazzo succede, ragazzi? Cioè, mia moglie è viva allora. È stata imprigionata per 3 anni qui dentro. In un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta succedendo? Ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni? Sei sicuro di quello che dici? C'è
Che cazzo sta succedendo qui, ragazzi? Ma che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. Ma che cacchio di posto è questo, ragazzi? Cosa stanno combinando qui? C'è di tutto qua per terra. Sembra una sorta di sala operatoria. Noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Dobbiamo andare di qua. Dai, dai. Fai poche domande, ciccio. Ascoltale, fuggiamo subito da sto posto. Mia. Ma sai, che dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Lì. È questa. Bene. Usciamo da sto posto, ragazzi. Ricordo la stanza. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. Non c'è più. È sparita. È sparita. Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Ma che cacchio significa, ragazzi? Sono sicura che ci sia un'altra porta. Non mi sembra il momento di sdraiarsi, ciccia. Controlliamo, ragazzi. Andiamo a controllare se c'è un'altra porta. Cacchio è quel bambolotto qua sopra? Boh. Boh, che cazzo sta succedendo, ragazzi? Minchia, la possiamo lasciare un attimo questa. Eccola la porta, ragazzi. Cominciamo bene, ragazzi. Porte che si aprono da sole. Il telefono. E te pareva? Sta piovendo, ragazzi, qui fuori. Mi viene... Oh. Sì, è buio e sta piovendo. Ok, guardiamo la mappa, ragazzi. Perfetto. Qui abbiamo il bagno a sinistra, il soggiorno più avanti. Ottimo, ragazzi. Adesso abbiamo una mappa più dettagliata. Procediamo, ragazzi. Ma mi viene da parlare sottovoce in questo gioco, ragazzi. Per paura che qualcuno mi senta. Ok, soluzione medica. Questa è già una cosa importante. Altra soluzione. Perfetto, ragazzi. Questo cassetto abbiamo già aperto. Che cazzo è sto rumore? Ragazzi, vengono i brividi. Ok. Che cazzo è sto rumore? Oh cacchio, ragazzi. Oh cacchio, ragazzi. No.
Merda, ragazzi. Come ce ne liberiamo? Non siamo ancora capaci. R2. R2. Oh. Bastarda. Aspetta, aspetta. Oh. Beh, ragazzi, questa è impazzita, sei indemoniata. Come ce ne liberiamo? Ragazzi. Riesco a sentirla. Io riesco a sentirla lottare dentro il mio corpo. Vattene via. Lasciami stare. È giusto. Sono stata cattiva. Beh, ragazzi, qua si tratta mio? Si tratta di possessione. Ok, R1 per darmi la soluzione. E come per incanto, in Resident Evil, ragazzi, possiamo avere anche due mani forate da un coltello, che basta una boccetta di acqua ossigenata per tornare nuovamente in forma. Oh, cazzo. Ancora. Ancora. Porca miseria, ragazzi. Sì. Oh, cazzo. Sono morta. Muori. No. Allora, ragazzi, è potentissima questa. È potente proprio. Ragazzi, ufficiale, ho appena ammazzato mia moglie. Merda, è stata dura, ragazzi. Questa qui praticamente era posseduta, non era il solito zombie. Merda, che spavento. Cazzo, è il telefono che suona, ragazzi. Chi sei? E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Attico. Adesso vai. Subito. Mi sa che è meglio che l'ascoltiamo, ragazzi. Anche se è una sconosciuta. Oh, cazzo. Dove cacchio è l'attico, ragazzi? Ecco. Questa... intanto potrebbe essere utile. Ok. Qui non c'è niente, ragazzi. Questo non serve a niente. Procediamo, ragazzi. Voglio scoprire cosa è successo, non voglio andare via subito. Siamo nuovamente in bagno, ragazzi. Sembra che sia cambiato qualcosa, non so, ma prima lo specchio non sembrava rotto. Boh. Possiamo anche fregarcene, direi. Qui dentro cosa c'è, ragazzi? Ok, ci abbiamo già guardato prima. Procediamo, ragazzi. Ok, questa porta è chiusa. Lasciamo perdere. Torniamo... dobbiamo tornare per forza in questa stanza, ragazzi. Non riesco a capire da dove cacchio si esce, ragazzi. Non mi ricordo più. Ok, dovrebbe essere di qua. Sì. Ok, ragazzi, procediamo. Andiamo sopra in soffitta. Vediamo se da qui riusciamo a trovare una via d'uscita.
Salviamo un'altra volta la partita, ragazzi, per sicurezza, visto che siamo qua. Ne approfittiamo. Ok. Certo che voglio sovrascrivere i dati. Ok, approfittiamo per salvare la partita, ragazzi, che intanto abbiamo fatto una buona dose di Resident Evil. Ok. Torniamo giù, ragazzi. Pensavo fosse questa la strada giusta, ma in realtà non so come cacchio abbiamo fatto, ma prima eravamo praticamente... Ah, ok, ragazzi, questa è la cucina. La cucina, la sala, insomma, quella con la televisione, dove siamo entrati dal camino. Quindi adesso approfittiamo per uscire da quella porta, visto che quella porta non è mai stata aperta, se non sbaglio. No, è da dove siamo venuti praticamente. Mi sono perso, ragazzi. Perché abbiamo perso l'energia qua, ragazzi? Perché ci siamo macchiati di sangue? Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Utilizziamo una soluzione medica per guarire un attimino, visto che abbiamo l'energia un po' bassa al momento. Ok, apriamo qui, visto che abbiamo la tenaglia e non abbiamo ancora aperto. Dai, apri quest'armadietto, vediamo cosa c'è dentro. Il fusibile, ragazzi. Perfetto. Il fusibile era da mettere nella stanza. Che cazzo, ragazzi? Avete visto, c'è qualcuno? Sparito. Così. Ok, noi corriamo, ragazzi. Non perdiamo tempo. Brividi, ragazzi. Controlliamoci bene attorno, perché questi sbucano dappertutto, abbiamo già visto. Ok, ragazzi, mettiamo il fusibile. Presto, presto, metti sto fusibile. Ok, dopo che abbiamo messo il fusibile... Ragazzi, vi garantisco che ho i brividi. Dai, perché non mi fai accendere la luce? Il fusibile te l'ho messo. Ok, qui praticamente non ci fa fare un cacchio, ragazzi. Usciamo da questa porta. Oh, oh cazzo! Sono io, tranquilla. So che non volevi farmi alcun male. Porca. Hai esagerato! Sei incazzata, mia moglie! Cazzo di male! Oh! Che dolore, ragazzi! Dai, dai, liberati, liberati! Cazzo, ragazzi, no! Oh! Porca miseria! Panico, ragazzi, panico! Panico! Panico, ragazzi. Mi sa che questa volta neanche la nostra boccetta di acqua ossigenata ci aiuterà.
Ok, ragazzi. Siamo senza una mano praticamente adesso. Ecco, così cominciamo a ragionare, ragazzi. Ok, perfetto. Ok, miriamo con L2 e spariamo con R2. Perfetto. Merda, ragazzi, siamo senza una mano. Non lamentiamoci, siamo ancora vivi per il momento. Merda, se la becco gli sparo un colpo in testa. Dove cacchio siamo finiti, ragazzi? Altri proiettili. Benissimo. Altri manichini. Qui abbiamo una luce accesa. Una scala che ci porta ancora più in alto, ragazzi. Forse, sì. Cazzo. Spera, ragazzi. Torniamo giù. No. Mazza, ragazzi, questa è indemoniata. No, carica, carica la pistola. Carica, fai veloce. No. Cazzi, questa è indemoniata. Pesissima. 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 Ragazzi, mi sa che questa volta nostra moglie ci ha fatto pelo e contropelo. Siamo morti, ragazzi. Ci siamo sparati la nostra prima esperienza con Resident Evil 7 e ci siamo fatti seccare da nostra moglie dopo che l'abbiamo ammazzata violentemente con un'accetta, ma a quanto pare la ragazza è indemoniata, posseduta. Chissà che cacchio è successo in questa casa. Sta di fatto che è tornata con una motosega e ci ha sbragato una mano. E adesso ci ha praticamente lasciato un buco nello stomaco. E niente, ragazzi, concludo qua questo video. Proseguiremo nei prossimi giorni con Resident Evil 7. Bellissimo gioco, ragazzi. Assolutamente consigliato. Vi cagherete sotto. Grazie a tutti per il vostro ascolto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.